manifestazione di questo pomeriggio riguarderà la presenza dell'onorevole Serracchiani, che è la vicepresidente nazionale del Partito Democratico, dell'onorevole Verini, che è una presenza ormai consolidata nella nostra realtà territoriale, e volgerà sulle prospettive del governo nazionale, soprattutto in questa fase storica dove le politiche diventano anche realtà di governo, e quindi sostanzialmente come rimettere in moto una nazione e le specificità territoriali in relazione al post-Covid e quindi anche alle ingenti risorse economiche che verranno portate sui territori e che dovranno trovare quindi una reale, concreta declinazione dal punto di vista progettuale. Svolgeremo un approfondimento su quella che secondo noi è la linea principale da perseguire, ossia una nuova idea, l'abbattimento dei vecchi paradigmi sostanzialmente, e puntare su una green economy che rimetta l'uomo e l'ambiente al centro delle azioni e delle politiche, dei partiti e delle politiche di governo. Un approfondimento che era fatto anche da Gianni Fiorucci della CGIL e da Leonardo Nafissi, esperto in credito e microcredito per le imprese. Quindi sostanzialmente con questa iniziativa vorremmo segnare i presupposti per una ripartenza che anche nel nostro territorio riesca a declinare quelle che sono le elaborazioni politiche e riesca ad individuare, attraverso anche una collaborazione delle altre forze, della sinistra, del centrosinistra, dell'associazione, dei sindacati, dimensioni ed elementi progettuali parametrati sulle specificità del territorio che possano rimettere in moto queste realtà territoriali che hanno, tra virgolette, conservato delle positività dal punto di vista dei sistemi relazionali, ma che non possiedono strumenti nuovi di un rilancio per un'economia che punti veramente sul territorio dal punto di vista dell'ecosostenibilità e utilizzi anche quelle che sono le realtà della rivoluzione epocale, della contemporaneità, che sono le tecniche, le tecnologie sia di comunicazione di massa, ma anche applicata alla trasformazione di presupposti industriali che possano essere compatibili con il nostro territorio e creare nuova occupazione. I provvedimenti del governo sono stati numerosi e devo dire anche corposi, soprattutto su questo tema del credito alle imprese per evitare appunto il blocco dell'economia, e devo dire che lo sforzo è stato rilevante. Rimangono alcune criticità abbastanza importanti, soprattutto nei rapporti con il sistema bancario, perché tutte queste garanzie che sono state messe in campo per le imprese, soprattutto garanzie pubbliche con un impegno del bilancio dello Stato molto importante, in alcuni casi non sono riuscite poi a far accedere al credito, soprattutto quelle imprese più bisognose, per cui dobbiamo agire, stasera ne parleremo, proprio per migliorare questi meccanismi di accesso al credito, soprattutto delle piccole e delle microimprese, che vorrei ricordare rappresentano 4,4 milioni di imprese in Italia e di fatto rappresentano il 99% delle imprese, ma soprattutto anche circa 2/3 dell'occupazione nel mondo dell'impresa. Quindi, come a dire, serve un'attenzione particolare al mondo delle piccole e delle microimprese, che poi sono quelle che storicamente soffrono di più nel rapporto con il sistema bancario e quindi anche con queste garanzie pubbliche hanno gravi difficoltà a ricevere credito e quindi a poter sviluppare il sistema economico e quindi anche a mantenere e per quanto possibile sviluppare l'occupazione. Ma il Paese ha un'occasione importante grazie agli importanti risultati che il nostro governo innanzitutto e anche il PD hanno ottenuto in Europa. L'occasione delle risorse messe a disposizione dall'Europa rappresentano davvero un modo per poter cambiare l'Italia, per poter investire in un paese nuovo, mettendo al centro i grandi temi della ricerca, della scuola, della sanità pubblica, degli investimenti nell'economia verde, nelle infrastrutture, le infrastrutture digitali. Insomma, noi non dobbiamo tornare alla normalità di prima, se questa significava vecchie modalità di sviluppo, farraginosità, lentezze di un sistema. Dobbiamo cogliere l'occasione per investire in un'Italia nuova e quindi nelle nuove generazioni e soprattutto sui temi del lavoro, dell'impresa, togliendo le tasse alle famiglie. Più sviluppo, più investimenti significa più PIL e quindi anche
capacità di rientrare nel rapporto col debito e quindi anche possibilità di abbassare la tassazione per le imprese e per le famiglie. Insomma, è una grande occasione. Il Paese la deve giocare insieme, unito. E noi su questo, come Partito Democratico, lavoriamo per tenere insieme e non lasciando solo nessuno, a partire da chi non ce la fa. Ce la faremo, io penso che questo comunque è il compito che ci spetta. Qui faccio anche una domanda personale, siamo artisti, è stato un disastro totale, tra l'altro siamo gli unici che non abbiamo ricevuto neanche i 600 euro del governo. Questo è un tema, proprio stamattina abbiamo parlato di questo tema e dei lavoratori. Purtroppo, chiedo scusa se interrompo, non ne ha parlato mai nessuno della nostra categoria, attrezzisti, musicisti, tutti fuori siamo proprio in un anno che non terribile. Ne ha parlato nessuno, no. Il ministro Franceschini ha incontrato anche rappresentanze. Il tema è che tra i settori più colpiti sono state appunto le attività teatrali, cinematografiche, quelle concertistiche, gli eventi estivi. Però da un lato anche nel prossimo decreto agosto credo, per quello che risulta, che si parla anche di tutela di queste categorie che veramente sono in ginocchio. Però al tempo stesso io penso che dobbiamo cogliere l'occasione, perché nel rispetto delle regole, perché ci potrebbero essere anche rischi che la pandemia possa tornare, ma nel rispetto delle regole si sostenga la ripresa piena di queste attività, perché sono tra l'altro un elemento centrale dell'identità del paese e anche di questa bellissima regione. Lei pensi, solo per citare Spoleto, che sarà in tono minore, in forma ridotta, pensi Umbria Jazz, pensi gli altri festival importanti, che colpo che hanno subito. E su questo le grandi stagioni estive, insomma, in questa regione all'aperto, insomma, è anche una vocazione naturale. Però è giusto che la politica, le istituzioni si occupino di questo settore che è davvero in ginocchio. Sì, l'onorevole Verini ha già spiegato quelli che sono un po' i compiti che si è dato il governo in questo periodo. Abbiamo affrontato l'immediata emergenza con il Cura Italia, dove abbiamo esteso gli ammortizzatori sociali anche a quelle categorie che non hanno mai avuto nessuna forma di protezione sociale, e poi lo abbiamo fatto anche nei confronti dei lavoratori, ad esempio autonomi, delle partite IVA. Ovviamente non basta, e quindi siamo intervenuti anche successivamente con le imprese attraverso il decreto liquidità, e poi proprio la scorsa settimana al Senato è stato convertito definitivamente in legge il decreto rilancio. E anche nel decreto rilancio c'è un intervento molto importante per i lavoratori dello spettacolo, parto da qua, perché per la prima volta viene esteso anche a loro il bonus, e tra l'altro la ministra sta lavorando ad un decreto ad hoc che vada a coprire proprio questa categoria, che è non solo la più colpita, ma che ahimè continuerà ad essere colpita anche nei prossimi mesi. Il 2020 ormai è un anno purtroppo che ha colpito fortemente il settore del turismo, dello spettacolo, e la consapevolezza che ha avuto anche il ministro Franceschini rispetto a questo, intervenendo con delle risorse e pretendendo che queste risorse fossero destinate anche a questa categoria di lavoratori, è un fatto importante. E aggiungo che non è finita qui, per cui stiamo intervenendo sulla semplificazione, sarà anche questo un passaggio importante per velocizzare in qualche modo tutto quello che serve al Paese per mettersi a correre, anche perché iniziamo già da subito a lavorare sui grandi progetti del Recovery Fund, che non è una cosa distante, non è lontana, riguarda ciascuno di noi, sono progetti molto concreti che vanno calati nei territori come l'Umbria, come Gubbio, come tanti territori che attendono appunto un rilancio, e il 2021 deve essere l'anno del rilancio dopo la pandemia. Vediamo positivamente l'iniziativa del Partito Democratico di Gubbio, quella di discutere di temi della città, dello sviluppo, e noi come organizzazione sindacale della CGIL vogliamo dare il nostro contributo, lo daremo a tutti i livelli, proponiamo che a fronte delle opportunità che danno le risorse europee che il governo ha in maniera positiva contrattata in Europa, si deve accompagnare un progetto per il Paese di cambiamenti, di investimenti per la crescita, con un percorso di lotta delle disuguaglianze e valorizzazione del lavoro.